Momenti Però hai avuto topici. bella compagnia, dai, dillo. Ho visto che hai avuto tanti Vabbè, ospiti. sì, sono venuti in tanti, sai, qui su Padel Tivus vengono tanti calciatori, tanti ospiti della giornata di oggi che si sono raccontati, che hanno raccontato cos'è per loro il mondo padel, come si sono avvicinati e tutte le cose che sappiamo. Ma io sono molto felice di averti qua, Lucio, perché adesso si sta disputando un match, sempre nel campo centrale, il numero 2, dove vediamo sempre il capitano Totti e Daniele De Rossi contro Torrisi e Tony. Allora, io vorrei sentire da te, Lucio, un commento su questi scambi. Raccontiamolo un po' ai nostri amici da casa che ci stanno seguendo. Vediamo che succede, che succede. Mettiamo lo schermo totale per eccolo qua, così si vede benissimo e quindi vediamo un po' Beh, che innanzitutto ti posso accade. anticipare che ho visto stamattina allenarsi Torrisi e devo dire che è un giocatore molto tecnico, che secondo me è un giocatore di buone speranze, nonostante l'età, devo dire che è veramente, veramente bravo. E adesso vediamo la coppia, vedremo la coppia Totti De Rossi con due giocatori sicuramente di qualità, come si comporteranno. Sullo 0-0, ecco Torrisi. Torrisi, vedo Allora, che perdonami un attimo, Lucio, perché mentre tu racconti giustamente quello che accade, io insomma continuo a tenere ben d'occhio la chat perché i protagonisti della Padel TV sono anche coloro che sono collegati e ci ascoltano. Allora, Mattiella 17 ci dice: domanda per Lucio, un giocatore come Tony, così alto e grosso, ha più vantaggi in attacco o più difficoltà in difesa sulle palle basse? Che cosa dici alla nostra telespettatrice Mattiella, Lucio? Sicuramente in attacco ha dei grossi vantaggi, soprattutto quando cercano di prendersi la rete con un pallonetto. Un giocatore così alto ha meno difficoltà ad arretrare e cercare di prendere la palla senza lasciarla cadere a terra, che vorrebbe dire quasi sicuramente l'avanzamento della coppia avversaria. Indubbiamente un giocatore così alto sulle palle basse in difesa ha un po' più di difficoltà. Ma un giocatore come Tony, sicuramente un grandissimo atleta, secondo me non avrà problemi su questo tipo di palle. E poi aggiungono, insomma, Lucio dice: Tony ha le mani come i piedi, con le faccine. Ovviamente un commento Secondo simpatico me è e un attento. complimento, voglio dire, uno che ha giocato in Serie A, i piedi ce li ha buoni, no? Scherzi a parte, per me Tony è un gran giocatore di calcio e sicuramente anche un gran giocatore di padel. Poi è facile commentare da fuori, ma uno che gioca in Serie A, i piedi buoni un po'. Siamo d'accordo che ce li deve avere? Eh beh, Cosa insomma, dici tu, Eleonora? direi di sì, direi di sì. Lucio, peraltro, ricordo che questi sono gli ottavi di finale, quindi un momento importantissimo dove peraltro inizia a saltare fuori quella che è anche un po' la stanchezza, ragazzi, perché comunque stiamo andando avanti ininterrottamente da 2 orette ormai ampiamente, quindi è chiaro che poi la stanchezza si accumula anche nel gioco. Beh, Lucio, quanto fa indubbiamente, poi però vedi, la guarda, prestazione? Sì. attraversano la rete scavalcandola, quindi devo dire che atleticamente ancora i giocatori Atleticamente, si insomma, hanno da mantengono. dare, hanno da dare. Hanno da dare, quindi insomma, questo è importante. Che meraviglia avere un grande insegnante di padel come Lucio D'Agasso che racconta. Ecco, chiedono come siamo messi, Lucio. Ecco, proviamo allora per Al quello momento che ci vediamo un stanno Totti De scrivendo. Rossi che sono sotto sul 1-0, ma già dagli primi scambi si vedeva come Torrisi e Toni, a differenza della partita che abbiamo commentato prima, cercassero di prendere la rete e devono rimanere in difesa. Però la vedo una bella partita. Vediamo adesso il servizio. Servizio Totti De Rossi. Era una palla Tony, lasciare andare al vetro che ha voluto prendere in anticipo, ma sicuramente non è stata l'opzione giusta. Totti De Rossi si ripresenta in attacco. Tony che cerca di recuperare una palla corta. Lucio, perdonami, ti interrompo perché abbiamo un ospite dell'ultimo minuto, ma Lucio poi tornerà a non scappare. Lucio, rimani con noi. Allora è un piacere poter avere
accogliere Vincent, Vincent Candela, eccoci qua. Eccoci Vincent, allora accomodati sugli schermi di Padel TV, siamo live su Twitch, quindi abbiamo tantissimi che ci seguono, che commentano simultaneamente quello che vedono. Allora Vincent, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno Vincent, partiamo raccontando quella che è la giornata di oggi. Insomma, oltre al clima molto caldo, devo dire che c'è un bel connubio di grandi sportivi che giocano a padel. Bellissimo, fantastico, veramente un bel raduno. Di Biagio ha creato una grande squadra, siamo contentissimo prima di stare tutti insieme, poi si fa un po' di sport, diciamo, si parla di padel, c'è lo sfottò sempre tra di noi e quindi è geniale, è bello, veramente una bella giornata. Ecco, a proposito di sfottò, Vincent, ho fatto un po' i compiti, no? Sono andata a indagare qualche tua intervista, so che ti piace lo sfottò dopo ogni punto, ma soprattutto aggiungi che nello sport del padel non si finisce davvero mai di imparare, quindi uno sport dove praticando, facendo tante partite esercizio, si impara sempre qualcosa di nuovo. Sì, e non si finisce mai perché c'è ancora il livello dei campioni del mondo che fanno veramente un altro sport, e quindi quando uno pensa che sta sempre sport, però no, c'è sempre da migliorare, c'è sempre tatticamente la velocità del pensiero, che è molto importante perché il campo è piccolo, però non è così semplice a chiudere i punti, quindi c'è lo sforzo, c'è veramente, tra di noi giochiamo, il livello più o meno è sempre equilibrato e questo è una bella cosa. Senti Vincent, vorrei parlare con te dell'aspetto emotivo che c'è nel gioco del padel. Allora voglio chiederti come giochi tu, nel senso se ti piace un po' stuzzicare, chiaramente simpaticamente, sempre con una competizione sana, l'avversario, o invece sei uno che si concentra, gioca a testa bassa, senza tante parole. Vedo già un no. No, non mi sono mai concentrato per troppo in vita mia. E quindi io quando gioco più o meno la mia battuta è sempre la stessa, che dopo un po' dico... perché mi avete chiamato se non giocate su di me, perché giocano sempre sul mio compagno, e quella la uso spesso, o se no la seconda è magari chi chiude un punto su di me regalo 5 euro, una cosa così, sono le mie battute, preferisco, quelle più belle, diciamo. Certo, e quindi insomma, allora Vincent, io voglio chiederti quando hai iniziato ad approcciare, quando è stato il momento dell'imprinting dove hai detto sai che c'è, questo sport mi piace, lo voglio fare, adesso inizio e peraltro non mi fermo più. Quando è stato quel momento? No, quando l'ho cominciato 6 anni fa, mi è piaciuto subito, come ho detto, è divertente, si può giocare tutti, qualsiasi età, in quattro se divertiamo, e quindi ho capito che è uno sport veramente... non facile, perché come ho detto non si finisce mai di crescere, però è ludico e si può giocare veramente a qualsiasi età e a qualsiasi momento, quindi la distanza è un campo piccolo e quindi per me mi piace, perché bisogna essere molto tattico e quindi su quello mi piace tanto. Però dai, diciamo Vincent, che l'ho sentito dire da diversi colleghi, a volte ci si fa anche coinvolgere dalla sensazione, no? Si rischia, dice io provo a metterla lì la palla, vediamo come va, perché c'è sempre poi un margine di fortuna, no? A volte in diversi colpi, dici di no? No, io non credo proprio alla fortuna in generale. Non credi nel destino, no? Beh, questo è il destino, può essere, ma la fortuna... Il destino di vincere una partita di padel, dico. Si gioca per vincere, anche se a quel nostro livello, essere competitivo, non ci fa bene, diciamo, perché giochiamo per divertirci. Però, come ho detto, la fortuna non ci credo. Uno, quando è bravo, può prendere anche i rischi, e delle volte si va avanti. Ci sono momenti e momenti, ci sono dei momenti della partita dove si può prendere rischi e altri dove non si può, dipende con chi gioca e per questo che dico che la fortuna per me non esiste. Non c'è, non esiste. Allora grazie davvero Vincent Candela per essere stato con noi, grazie e buon proseguimento sui campi blu. Ciao. Grazie. Allora adesso noi continuiamo, cari amici di Padel TV, a vedere un pochino tutto quello che sta accadendo e vorrei chiamare con me Francesco Po per continuare un pochino il commento sulla partita che vediamo. Eccoti qua Francesco, quelli del padel, di nuovo Francesco. Allora vediamo sempre nel campo centrale quello che insomma è qua per noi, vediamo che cosa sta accadendo. Magari io Francesco ti passo un po' il microfono, per così dire, così prendo anche un po' di fiato, che mamma mia, capisco, i commentatori telegronisti li ammiro tantissimo, dico cavolo, ma che
che insomma attività di concentrazione e di resistenza, no? Perché porca miseria, parlare così ininterrottamente non è semplice. Allora, grazie per l'assist, grazie per essere qua, Francesco. Allora io adesso ti passo il microfono e ti faccio fare un commento su quello che sta accadendo nel campo, dove vediamo scontrarsi Totti, De Rossi, Torresi e Toni. A te, Francesco. Grazie, ben ritrovati a tutti. Siamo sul campo 2, siamo qua a Pescara, Padelmania, torneo organizzato da Gigi Di Biagio. Devo dire, il livello è davvero alto e abbiamo qua, troviamo Totti De Rossi che ha vinto il proprio girone contro la coppia Torresi Toni, troviamo il Toro che è molto molto bravo e anche Luca che in ogni caso si sta difendendo alla grande. La coppia Totti De Rossi pare essere quella favorita per vincere il torneo, ma come benissimo sappiamo nel padel non si può mai sapere. Intanto sugli altri campi stanno giocando Di Biagio contro Bobo, Mancini e Locatelli contro Di Biagio Perulli, Maspero Amoruso contro Marchegiani Marchegiani, Matri Fiore contro Zauri Bonanni, appunto Totti De Rossi contro Troisi Toni, che è la partita che stiamo trasmettendo, tra l'altro molto equilibrata, sono 1-1 e adesso vantaggio Totti De Rossi. Mentre negli altri campi troviamo Doni Parolo da Versa Candelà, Budel Baronio, Zaccardo Zenoni e Maccarone Paganin, Panucci Liberani. Ricordiamo che questi sono gli ottavi di finale e chi vince passerà direttamente ai quarti. La giornata è ancora lunga, ma ci stiamo divertendo, anche perché la compagnia è ottima e c'è anche un padel di buon livello, perché li avevamo lasciati lo scorso anno, che molti era una delle prime volte che prendevano in mano la racchetta, e li abbiamo ritrovati che davvero migliorati tanto. Non stiamo parlando di un terza categoria, ma di una quarta direi di sì. Alcuni davvero fortissimi, mi viene in mente Vincent Candelà che è appena stato con noi, mi viene in mente Stefano Fiore, ma anche lo stesso Totti e lo stesso De Rossi. Anche il proprietario di casa, Gigi Di Biagio, si difende molto bene. Gigi ha appena vinto un torneo che si è tenuto a Milano e giochiamo spesso con lui, è un amico davvero bravo. Torniamo a seguire la partita, dove vediamo la coppia Totti e De Rossi sotto 2-1, appena subito un break, e riaccogliamo Eleonora. Eccoci qua, Francesco, sono sempre qui a guardare quello che succede, ti ascolto sempre con grande attenzione, perché insomma e tiene proprio incollati, no? Allo schermo il padel è uno sport che davvero coinvolge, l'abbiamo detto tante volte nel corso di questa diretta, di questo momento, ma è bello ripeterlo, è bello ripetersi in questo senso. Abbiamo anche dei commenti, Francesco, ecco, vediamo, perché sai, si interagisce. Allora, ci scrivono: Locatelli è il più forte, sei d'accordo, Francesco? Sono abbastanza d'accordo, non l'abbiamo citato prima, ma perché per lui non c'è stato questo grande upgrade come per gli altri, perché in realtà è già da tanti anni che domina la scena e devo dire che tra gli ex calciatori è di sicuro il più forte. Ah, quindi confermi quello che scrive questo, insomma, che ci sta seguendo qui nella diretta Twitch. Poi peraltro un altro commento che chiedo venia, mi era sfuggito, ma qui davvero c'è tanto movimento, tanta confusione e io ho soltanto due occhi. Insomma, dicono: fin quando Totti si limita ad usare le mani e non i piedi, la coppia Torresi Toni ha qualche possibilità di vittoria, si dice scherzando, sì, chiaramente. Se dobbiamo parlare dal punto di vista calcistico qualitativo, Totti De Rossi credo sia la coppia imbattibile. Sul padel è un po' un'altra storia, ma anche lì devo dire che se la cavano davvero alla grande. Torresi Toni, ecco, diciamo che coi piedi non è che fossero proprio dei fenomeni, ma invece con la racchetta in mano, specialmente Toro, sta davvero facendo la differenza. E Toni, quando smasha forte, perché è dotato di una grande altezza, è dotato anche di una buona tecnica che nell'ultimo periodo ha migliorato parecchio. Quindi è una partita molto aperta. Una partita dove, come lo dicevo prima, Francesco, da quasi spettatrice, devi sapere che io ho provato a giocare una sola volta a padel, ma mi sembra di comprendere, non per fare parallelismi assurdi, però come ad esempio nel basket ci sono cambi di gioco anche improvvisi, non so se sei d'accordo, Francesco, nel gioco del padel. Sono pienamente d'accordo, sia all'interno dello stesso scambio, sia a livello di intensità, perché adesso vediamo che hanno alzato notevolmente, troviamo un per 4 di De Rossi davvero spettacolare, ma anche dal punto di vista del punteggio. Infatti non è mai finita la partita, ricordiamo che si gioca un set singolo al 6
E quindi finché non si arriva a 5-1, 4-0, ecco il 3-4 di De Rossi intanto, che ne sta sfoggiando uno dietro l'altro e sta portando alla rimonta la squadra capitolina. Insomma, si continua a giocare, si continua e continuiamo peraltro a rimanere a vostra disposizione, non tanto io quanto in questo caso Francesco Po, che continua a fare un corso per diventare istruttore di padel. Poi voglio dire, tu anche per divertimento giochi, certo. Ovviamente Francesco, ricordiamo anche la tua realtà, quella di quelli del padel, quella di quelli, fantastico, un bel gioco di parole. Raccontiamola un po', Francesco, magari per chi si è collegato adesso, come nasce questa realtà, spinti da che cosa decidete di crearla e come sta andando? Ci siamo approcciati al mondo del padel circa 3 anni fa, da allora non abbiamo proprio più smesso di giocare. Io giocavo a calcio, adesso ho lasciato tutto per dedicarmi solo ed esclusivamente al padel. L'anno scorso ho deciso di fare il corso di istruttore, sono diventato istruttore di primo livello. Adesso sto valutando per fare il corso di istruttore di secondo livello. Anche se c'è da dire che con gli eventi che organizziamo in giro, non so, per chi non ci dovesse ancora seguire, vi invito a seguirci su Instagram. Anche perché avete dei numeri molto forti sui canali social, parliamo di cifre importanti, Francesco. Sì, fortunatamente stiamo andando molto forte, abbiamo superato i 10.000 follower, che era un po' l'obiettivo che ci eravamo posti per questo 2022. Adesso stiamo proseguendo sia con contenuti divertenti, sia con l'organizzazione di eventi, ed essere qua è davvero un piacere. È una pagina che all'inizio era nata come passione, solamente come passione, e poi piano piano si sta tramutando in lavoro. Vi invito a seguirci quindi su Instagram, quelli del padel. Presto arriveremo anche su TikTok e su Telegram, ma per ora ecco, siamo forti su Instagram. E quindi si va avanti. Che belli social, no? Quando entrano poi anche insomma sostegno di quello che è il pubblico, perché li rendono protagonisti. Ragazzi, io vi ricordo che i protagonisti siete voi che state seguendo la diretta, che potete darci qualche commento e raccontarci un po' cosa sta accadendo. Ma e poi peraltro insomma io faccio parte della generazione Z, tu Francesco? Anche io devo dire, penso di sì, non so bene come sia definita la generazione Z. Parte dal 95-96 mi sembra. E allora sono un leggermente dopo. Quello più piccolo. Ah, ok. Quindi cosa sono? Generazione X, forse. Tu, scusami, di che anno sei? 97, allora sei nel pieno della generazione Z. Parte dal 95. Sì, e va in avanti, io sono 96, tu sei 97, insomma ci passiamo un annetto di differenza. Sì, di che mese stai, Francesco? Agosto. Agosto. Di agosto. Ma dai, io 23 settembre, quindi insomma. Siamo però io sono vergine e io sono il primo giorno di bilancia. Dai, dico anche l'ascendente. Ma sì, insomma, un segno un po' complicato. Saluto tutti i bilanci. La vergine peggio. Sì, è un po' precisa così. Beh, poi dicono che molte volte fa anche l'ascendente. Insomma, momento astrologia qui su Padel. Non solo Padel. Esatto, non solo Padel. Noi davvero continuiamo e ci alterniamo anche con momenti, ma torniamo a noi, continuiamo a vedere Totti, De Rossi, Torrisi, Toni. Come siamo messi a punteggio, Francesco? Vedo dei cambi, che succede? Sì, sta conducendo la coppia Torrisi, Toni 3-2, ma era avanti di un break che sono riusciti a recuperare subito giallo-rossi e adesso si dovrebbero portare sul 3-3 esattamente in questo momento. Devo dire che è una partita molto combattuta, non me l'aspettavo, pensavo che la coppia della capitale riuscisse a portarla a casa più facilmente, però siamo arrivati ormai agli ottavi di finale e a questo punto il livello è alto, qua abbiamo finito i gironi, non si scherza più, abbiamo già le prime coppie che ci hanno salutato e la competizione si fa sempre più intensa. Si fa intensa la competizione, che meno male che esiste, no? Sia essa quella sana nel mondo dello sport, meno male che c'è. Vedo quasi dei punteggi, insomma, anche quasi simili. Sai di cosa parlavo prima, Francesco, con Lucio, un altro insegnante, lui, ma tra poco ci arrivi anche tu, chiaramente, di padel, che, ecco, per i mancini, no? Il fatto di tenere la racchetta può agevolare, quindi può essere un punto di forza, soprattutto se sta verso il centro, oppure può essere anche un fattore, non dico negativo, però magari che può imporre qualche debolezza da parte della coppia. Che ne pensi, Francesco? Diciamo che nel padel moderno va molto di moda far giocare un giocatore destro e un giocatore mancino, in modo tale che entrambi abbiano lo smash dal centro. Questo perché è un vantaggio, perché fino all'ultimo secondo non sai mai chi dei due giocatori prenderà la pallina. Ovviamente il giocatore mancino giocherà a destra per avere sul dritto sul centro e il giocatore destro in questo caso giocherà a sinistra per poter garantire una spinta da parte di entrambi.
E quindi noi continuiamo a rimanere qui, ragazzi e ragazze, non fate i timidi, scriveteci in chat qualunque domanda, quesito, siamo qui per voi. Certo, Francesco in particolare che può raccontarvi qualcosa di più tecnico di quanto possa fare io. Francesco, che succede? Intanto nella partita continuiamo. Siamo 4-3 per la coppia Torrisi-Toni, e però senza break, 4-3, adesso si trova al servizio Daniele De Rossi. È una partita molto combattuta in questa bellissima giornata di Pescara. Devo dire che il sole splende, si sta davvero bene. E il livello di padel è sempre più alto, perché mano a mano che ci avviciniamo alle fasi finali del torneo iniziamo a vedere davvero un buonissimo livello di padel. Ma purtroppo sbaglia Totti e regala 0-15 alla coppia Torresi-Toni. Troviamo Daniele a servizio, serve all'esterno, una bella volée centrale di approccio, sbaglia l'uscita da parete, Toni. Sì, continua ad andare avanti e non ci si ferma, si continua a stare qui e continuiamo anche questo viaggio, lo facciamo sentendo tanti esperti, tante voci esperte del mondo padel, come Lucio, Francesco, che avete sentito nel corso di questa diretta, ma adesso è il momento di procedere con un'intervista. Francesco, io ti dico che ci rivediamo dopo, ti ringrazio intanto per questo scambio con me, grazie. A presto, grazie mille, a dopo. Grazie, grazie Francesco Po. Allora, è un piacere per me accogliere sui microfoni Twitch di Padel TV Luca Marchegiani. Buongiorno. Eccoci, eccoci qua. Luca, benvenuto ai nostri microfoni, accomodati, so che oggi fa un po' caldo, il clima... Caldo, sì. Non aiuta. Ho finito adesso di giocare. Sì, un po', hai finito. Vabbè. Allora dai, facciamo insomma, diciamo un pochino com'è andata, com'è andato, facendo un pochino un racconto totale di quelle che sono state le partite. No, è andata bene. Allora, siamo... ci avviciniamo perché eccoci qua, così ci, ecco. ci sentono bene, Luca. Sono stato ripescato. Ah. Poi ai 16esimi, ottavi, cosa sono? Questi qua ho vinto contro un grande giocatore che è Nick Amoruso, che è bravissimo, e sono molto fiero di questo, di questa vittoria. Bene, bene Luca, perché poi insomma si diventa molto partecipativi poi nel gioco del padel. Allora, sto scherzando, chiaramente quello che conta oggi è comunque stare insieme, passare una giornata bella. Gigi è un amico, diciamo, non lesina mai impegno per coinvolgere un po' di noi, che poi ci vediamo in un modo o nell'altro, però trovarci tutti insieme una giornata, una bella giornata in un bel posto come questo è comunque una cosa bella. Vedo che c'è anche tanta partecipazione di un grande pubblico, assolutamente sì, e poi la bellezza, poi l'ho detto spesso durante la diretta Luca, ma credo che sia importante, non sia mai abbastanza ripeterlo, quando lo sport entra al servizio della beneficenza è davvero un connubio vincente. Senti Luca, volevo chiederti, allora tu portiere, domanda sui riflessi, cioè quanto ti aiuta, no? Quindi nella tua carriera da portiere portare i riflessi anche nel gioco del padel, ti ha aiutato? Allora, riflessi sicuramente. Però io credo che chi ha fatto il mio ruolo è facilitato sulla lettura delle traiettorie, perché questo è un gioco completamente diverso rispetto al tennis. Sembra simile, ma è simile come gesto tecnico, ma è completamente diverso, perché se tu sei veloce a valutare la traiettoria della pallina, la colpisci nel punto migliore, nella situazione migliore. Essendo un gioco molto strategico, permette anche a gente che non ha braccio, nel senso non ha bravura nel tocco, ecco, non ha tocco nel tennis, di divertirsi. E questo è bello, è la parola che sento ripetere più spesso quando si parla di padel, sai Luca, parlano tanto di inclusività, di aggregazione e di tanto divertimento. Io non ho sentito tanti calciatori che raccontano con così tanto divertimento e inclusione il mondo del calcio, non so, magari è una mia impressione, no, da addetta ai lavori, che dici tu Luca? No, è vero, sono d'accordo, perché è piacevole giocare, ma è anche piacevole condividere questo momento di sport innanzitutto. E poi diciamo la verità, è anche, essendo il campo piccolo e giocando in quattro,
lo spazio da coprire non è tantissimo, perciò io non sono più un giovincello, ho da parecchio superato i 50 anni e posso giocare con mio figlio che ne ha 25, è un atleta anche lui. Certo. Perciò voglio dire, questo io credo sia il segreto di questo sport, di questo gioco. Basta trovare due coppie equilibrate e ci si diverte con chiunque a qualsiasi età e in qualsiasi situazione. Ecco, poi guarda, sai Luca, essendo su Twitch ed essendo online c'è una cosa molto bella, no? Che si può fruire attraverso il mondo social, cioè che vi è un istantaneo commento da parte del pubblico. Allora mi permetto di leggerti un commento che fa una persona che ci sta seguendo, dice: ma soprattutto a livello mentale, comunque il portiere come ruolo ha una grossa responsabilità e magari dopo un errore è più facile resettare. Ti chiede, che ne pensi Luca? Sì, sì, diciamo che è molto più difficile resettare un errore in una partita di campionato piuttosto che in una partita di padel, anche perché qua la pallina gioca continuamente, no? Il portiere in realtà, specialmente ai miei tempi, era impegnato molto saltuariamente, perciò lì la difficoltà era veramente quella di riuscire a rimanere concentrato.